Cari amiche e cari amici, oggi è domenica 23 maggio 2021 e vi voglio comunicare che su Il Decimo Toro Interviste pubblicherò una intervista molto interessante che riguarda la metafisica del sesso. Il sesso mai come oggi è stato un'ossessione. Prima si diceva tanto, si parlava tanto di repressione, si accennava a volte anche alla cecità per l'autoerotismo, ma in realtà mai come oggi il sesso è una ossessione. A parte che la facilità con cui si riescono ad avere rapporti sessuali, chattando così, il fatto anche che molti dipendano da siti pornografici accessibili a tutti e gratuitamente, e questo pure non è un caso. Ma nonostante tutto, la liberazione femminista, la liberazione del sesso, il fenomeno hippie, il sesso continua ad essere un'ossessione, anzi, non c'è mai stata un'ossessione del sesso come oggi, quando il pudore è scomparso e c'è una confusione sessuale che è al massimo. Di conseguenza gli uomini non sanno più di essere uomini, le donne non sanno più di essere donne, e c'è chi ha contato più di 60 tendenze sessuali. Ecco, Julius Evola, nel saggio che sarà oggetto dell'intervista sul Decimo Toro Interviste, attua una difesa della sessualità attraverso appunto questo saggio che si intitola Metafisica del sesso, la metafisica del sesso. È una difesa della sessualità maschile e femminile condotta su base spirituale oltre che biologica, e fa luce sul significato del sesso analizzandolo dal punto di vista metafisico e tradizionale. Vi dico subito che se avete l'idea del sesso di un certo tipo rispettabilissima, non venite però a mettere i soliti pollici giù, poi soprattutto le provocazioni attraverso sotto i commenti sotto il video. Io li proprio per rispetto agli ospiti non li metto, quindi su di questo rassegnatevi. Tutta più, ecco, mettete il pollice giù, però mi sembra molto sciocco questo fatto di mancanza di rispetto, per cui appena c'è un'idea contraria Sì, va lì col pollice giù. Comunque, torniamo alla metafisica del sesso. L'amore, quello autentico di cui si parla nella metafisica del sesso, è molto lontano da una sorta di amore romantico, un amore che fa parte di un immaginario al quale spesso è associato. L'amore è, prima di ogni cosa, un'esperienza che ci obbliga alla morte di uno schema, alla morte di una struttura, alla morte di un'idea e soprattutto alla morte dell'ego, nel quale tutti si riconoscono e si identificano, quell'ego che ci argina, ci limita, che è il reale problema che ci separa dalla dimensione del trascendentale. E l'ego spesso è una fonte di riferimento per il più, perché appena vacilla un po' la sensazione dell'ego, subito ci si spaventa e non si sa più chi siamo. Ma l'amore, ci insegna la visione tradizionale di Evola, non può essere disgiunto dal sesso, e in tradizioni antichissime, a partire dalla tradizione indiana, che è quella che credo abbia più approfondito questo aspetto, ossia quello del sesso come strumento per sperimentare quello che gli indiani chiamano il Mahamudra, ossia la dissoluzione dell'ego nell'orgasmo totale, uno stato in cui il corpo non è più sentito come materia, ma come energia che pulsa, dapprima all'unisono con la persona amata, e la coppia, gli amanti, si dissolvono l'uno nell'altro, siate un corpo solo e un'anima sola, per poi dissolversi e fare l'esperienza del tutto, del divino. E in questa prospettiva va vista la metafisica del sesso. Evola
si rifà, vi dicevo, a tradizioni antichissime e ci indica proprio la strada per abbandonare una sessualità controllata dalla mente, del tutto mentale. È nella mente, tra l'altro, che nascono i conflitti per il sesso. Dalla mente nascono i problemi sessuali e invece dall'abbandono a un sesso istintivo animalesco nasce una forma di libertinaggio che è autodistruttiva. E invece esista una dimensione sessuale dove ciascuno cede il passo a una condizione sacra di questa esperire il sesso, una condizione sacra davanti alla quale la ragione si blocca, la ragione impallidisce. Ecco la trascendenza. Nella trascendenza si arresta sempre la facoltà razionale, subentra una facoltà intuitiva. E la trascendenza comprende anche andare oltre la dimensione spazio-temporale, un assaggio dell'eternità che è incomprensibile alla mente umana e alla sfera razionale. Quindi l'amore e il sesso, concepiti in questa maniera, si abbandonano nelle mani di Eros. Eros è quello anche se non è scritto nel mito di Platone, che istintivamente dà a qualcuno l'impulso per uscire fuori dalla caverna, l'eros, l'impulso divino che ci porta verso il trascendente e che può guidare, secondo la tradizione antichissima, attraverso la dissoluzione dell'ego a unirci con la nostra vera essenza che è dentro di noi. L'altra persona diventa un elemento di condivisione per salire su una sorta di nave senza destinazione, se non quella del ritorno a casa, nella nostra vera dimora, che non siamo altro che noi stessi, il luogo dove si trasforma l'esistere in essere, potremmo dire. E così il sesso diventa apertura, diventa smarrimento, nel quale gli amanti si ritrovano per superare la dimensione materiale, ma anche la dimensione del duale, ecco, sentirsi un corpo solo e un'anima sola, immersi nell'uno e in questa reciproca morte dell'ego si varca insieme la soglia della ragione, si entra nella sfera intuitiva e trascendente per entrare in quel silenzio che è lo stesso silenzio, poi la stessa beatitudine che provarono tutti i mistici e santi di ogni tradizione. Basta ricordare le esperienze di estasi di San Francesco e Santa Teresa, non a caso la scultura del Bernini, se la ricordate, se no andatela a vedere, è proprio raffigurata, raffigura a tutti gli effetti un orgasmo sessuale. Il sesso, dunque, come via metafisica di trascendenza, questo diventa autenticamente amore, l'amore di coppia, privo di orpelli egoici, aperto a Dio in quanto totalmente aperto all'altro o all'altra, fino al punto di morire a se stessi, guidati dall'impulso, da Eros, l'impulso divino verso la trascendenza che libera la coppia da una sessualità fine a se stessa, da una sessualità animalesca, da una sessualità suddivisa in 70 o più tendenze. Il sesso come via di trascendenza è un percorso difficile e non è per tutti, però permette ad alcuni di incontrare se stessi nella forma più autentica. Iscrivetevi al 10° Toro Interviste, vi lascio il link in descrizione e il link nel primo post in alto. Metafisica del sesso sarà un'intervista con uno psicologo che gli amici del 10° Toro Interviste che hanno visto sorgere questo canale dall'inizio conoscono, che è Andrea Ungarelli. Troverete questa intervista, dicevo, sul 10° Toro Interviste. Aiutatemi a far crescere questo canale. Condividete il link, parlatene soprattutto con gli amici. 10° Toro Interviste. Detto questo, vi auguro una buona domenica, visto che oggi è domenica. Mi raccomando, iscrivetevi. Ecco, mi sono reso conto che mettevo un link legato alla Postpay già da 2 mesi che non funzionava praticamente e adesso funziona. Invito tutti anche a lasciare un'offerta se il mio lavoro vi piace e volete incoraggiarmi a continuare. Buona domenica ancora, un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.